cuore cessò di battere e noi intonammo il Te Deum. Nell'attimo del distacco non c'è disperazione nei cuori di chi assiste, ma il desiderio di cantare l'inno di lode e di ringraziamento della Chiesa nei momenti dell'esultanza. Non potevamo in quell'istante che lodare Dio per aver dato alla Chiesa e al mondo un uomo così. Tutte le testimonianze di chi gli è stato vicino fino all'ultimo raccontano un'agonia consapevole e serena, come se la morte non fosse morte, ma l'ennesimo viaggio da intraprendere. Secondo il racconto del dottor Renato Buzzonetti, per 26 anni suo medico personale, il giovedì 31 marzo il Santo Padre viene colto da un brivido squassante con un improvviso rialzo della temperatura. Poco dopo si manifesta un gravissimo shock settico con collasso cardiocircolatorio dovuto a un'infezione delle vie urinarie. Ma il Papa esprime chiaramente la decisione di rimanere nella sua abitazione. Il cardinale Mariam Jaworski gli amministra l'unzione degli infermi. Alle 19:17 Giovanni Paolo II riceve la comunione e chiede di salutare per l'ultima volta, uno per uno, i segretari, le suore, i medici e gli infermieri. Se ne va, come ha voluto, nel suo letto, gli occhi rivolti alla Madonna di Częstochowa e all'immagine del Cristo sofferente. Su un tavolino la foto dei genitori. L'ultimo giorno della sua vita, il sabato 2 aprile, verso le 15:30, con voce debolissima, pronuncia in polacco le sue ultime parole: lasciatemi andare alla casa del Padre. Poco prima delle 19, il Santo Padre entra in coma. Secondo una tradizione polacca, un piccolo cielo acceso illumina la penombra della camera dove si sta consumando il congedo dalla scena del mondo dell'uomo che nel mondo, da 26 anni, esercita un indiscutibile leadership. Piazza San Pietro è gremita da giorni, si prega e si recita il rosario. Gli occhi rivolti a quella finestra, il cuore e la mente al capezzale del malato. Secondo il bollettino medico le condizioni del Papa sono ormai gravissime, solo il cuore ostinato resiste, ma i ragazzi chiamano, applaudono, come se Giovanni Paolo potesse ancora affacciarsi. Alle 21:57 l'annuncio, ormai atteso, sembra comunque piombare come un macigno sulla piazza affollata. Nell'ora della morte Giovanni Paolo II corona il suo lungo e straordinario pontificato, facendo sentire più unita l'intera famiglia umana. Papa fino all'ultimissimo istante.